A volte capita di leggere una poesia, oppure di ascoltare una canzone molto nota, di quelle che abbiamo sempre in testa, senza sapere però da dove venga. Perché ci sono poesie e canzoni che vengono da storie vere, realmente accadute, anche brutte come questa, che è la vera storia di Paolo e Francesca. Nel canto quinto dell'Inferno, Dante giunge nel girone dei lussuriosi e lì incontra due anime dannate che lo colpiscono perché, a differenza delle altre, procedono l'una accanto all'altra. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor con nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi a una morte, Caina attende chi a vita si spense. Sono le anime di Paolo e Francesca, la cui punizione è quella di essere trasportati dal vento per l'eternità. La coppia è il simbolo di amore e di sfida, di passione e di peccato, e questa è la loro storia. Francesca da Polenta, conosciuta anche come Francesca da Rimini, nata intorno al 1260, era figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, ed era conosciuta come una fanciulla di bell'aspetto e di animo nobile e gentile, ma fu protagonista di una triste storia d'amore. Francesca, nel 1275, fu costretta a sposare il quasi trentenne Giovanni Malatesta, podestà di Pesaro e fedele alleato del signore di Ravenna, detto Gianciotto, che letteralmente significa Giovanni Zoppo, un uomo dall'aspetto orribile a causa di una malformazione fisica. Si narra che quando Gianciotto fu convocato a Rimini per conoscere la futura sposa, mandò al posto suo il fratello Paolo Malatesta, un giovane gentile di bell'aspetto, e nonostante fosse già sposato con onorabile Beatrice, figlia dei conti di Gaggiolo, si innamorò di Francesca e fu da lei ricambiato. Il loro rapporto andò avanti in grande segreto per qualche mese, ma Gianciotto, avvertito dai suoi servitori, pensò di coglierli in flagrante. Invece la sua vendetta fu più crudele. Lasciò il castello di Gradara dove la coppia di sposi risiedeva e finse di partire per affari, ma fece ritorno quasi subito e sorprese moglie e fratello insieme. Paolo provò a scappare, ma Gianciotto aveva già perso la ragione. Si scagliò contro il fratello e tentò di colpirlo con la spada, ma Francesca gli fece da scudo con il corpo, restando trafitta a morte. La fine di Paolo fu rimandata di poco, perché Gianciotto, dopo averlo catturato, lo fece cadere in uno di tanti pozzi a rasoi disseminati nel castello ed il suo corpo fu abbandonato e intrappolato per anni. Si racconta che nelle notti senza luna lo spirito di Francesca cammini senza sosta sulle mura merlate del castello, con lo sguardo rivolto all'orizzonte alla ricerca dell'amor perduto. Altre volte pare che corra, con i capelli svolazzanti come fossero colpiti da un vento improvviso. Anche Paolo è nella rocca, ma molto lontano dalla sua amata, il suo spettro si manifesterebbe come una nebbiolina bianca che tenterebbe di risalire dai sotterranei del castello in cerca della sua Francesca. C'è chi sostiene che la tragedia di Francesca da Polenta si sia consumata in questo castello, ma non per tutti è sicuro che qui fu trucidata assieme all'amato Paolo dal marito. A riprova del fatto di sangue c'è solo il racconto immortalato da Dante nel quinto canto dell'Inferno. Due giovani che si sono innamorati leggendo le pagine della storia d'amore tra la regina Ginevra e Lancillotto, subendone la stessa sorte.